Buonasera e ben ritrovati, ci scusiamo per il ritardo, però le riunioni sono particolarmente intense in queste giornate che affrontano ancora il tema del coronavirus, in modo particolare delle vaccinazioni, del super green pass, della terza dose. Eh, ci siamo lasciati poche ore fa per una conferenza stampa che abbiamo tenuto a Torcegno, in Val Sugana, dove si è anche accennato questo tema, ma nel corso delle ore poi si è perfezionata un'organizzazione eh, di un'iniziativa della quale vorremmo parlarvi proprio in questa conferenza stampa. Per farlo abbiamo qui con noi il Presidente Maurizio Fugatti, l'Assessore Stefania Segnana. Il direttore generale facente funzioni di azienda sanitaria Antonio Ferro, poi c'è anche in sala con noi il dottor Rusciti, la dottoressa Zuccalli, naturalmente anche gli organi di informazione. Allora facciamo il punto della situazione partendo come sempre dalla situazione dei contagi di oggi. Lo facciamo perché è proprio dall'analisi puntuale di questi dati che poi vengono prese delle decisioni. Presidente Fugatti, come siamo messi oggi? Sì, buonasera. I dati di oggi sono dati costanti rispetto a ieri, ma comunque dati che evidenziano la criticità del, del contagio che è cresciuto nell'ultima nell settimana. Oggi i contagi sono 138 su un totale di tamponi di circa 8.200 con un tasso di positività dell'1,7%, i eh, nuovi ricoveri sono 5, le dimissioni sono 8 un totale di pazienti ricoverati 49, di cui 7 in rianimazione, abbiamo un più 1 in rianimazione. Questi sono i dati 0 decessi, questi sono i dati di oggi che vogliamo confrontarli con i dati del 26 novembre del 2020, cioè un anno fa, quando eravamo sostanzialmente in una situazione eh, molto più pesante, adesso dirò i numeri, eh, rispetto ad oggi, ma crediamo sia giusto anche fare un confronto, perché Uh, riteniamo sia giusto anche sotto l'aspetto uh, di spiegare che non ci dobbiamo dimenticare quello che era successo un anno fa. Un anno fa, al 26 di novembre, i deceduti erano 9, avevamo 460 pazienti ricoverati, di cui 43 in, uh, in rianimazione. Avevamo avuto 297 casi positivi. Questi sono dati che sostanzialmente negli ultimi giorni, quelli che ho detto prima della data odierna, eh, si stanno, eh, sono dati costanti e, e dati che eh, sono cresciuti nell'ultima nell settimana. Quindi in, eh, in collaborazione con l'azienda sanitaria eh, abbiamo fatto un'analisi negli ultimi giorni e eh, abbiamo eh, impostato un percorso che vuole accelerare in modo forte sulla, sulla vaccinazione. È un, è un motivo di tipo sanitario, perché il, il rischio che il contagio possa aumentare, e vediamo che in altri paesi d'Europa è eh, un contagio più alto, il Friuli oggi, anzi da lunedì, entra in, eh, in zona gialla. Il rischio di zona gialla c'è anche per altri eh, territori eh, italiani, non c'è diciamo, certezza che vi, si, vi possa essere una stabilizzazione del contagio eh, e che non ci possa essere una, una, una crescita. No, non abbiamo certezza di questo, la scienza non ci dice, non ci dice questo. E il rischio è che, che eh, le, le ospedalizzazioni possano da un giorno all'altro anche crescere, cominciare a crescere anche in Trentino e quindi mandarci in zona gialla e poi rischiare la zona arancione e quant'altro. Non stiamo facendo allarmino, stiamo, stiamo facendo analisi che purtroppo sono già, già successe. Alla, alla luce di questo, con l'obiettivo, io credo, uh, corretto di un'amministrazione pubblica di tutelare il più possibile, sotto l'aspetto sanitario, la propria popolazione, perché primo, tutela sanitaria. Non tornare ai numeri che avevamo l'anno scorso, che ho detto, e, e quindi fare in modo che eh, la nostra popolazione sia messa in una uh, situazione di normalità sanitaria il più possibile, pur in questa situazione difficile. E dopodiché, siamo un territorio di montagna, siamo un territorio che si autosostiene finanziariamente, siamo un'autonomia speciale, che ha bisogno dei, dei, dei propri canali economici per sostenersi. Sappiamo cosa vuol dire, l'abbiamo visto l'anno scorso, un inverno senza turismo invernale, lo sappiamo sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto sociale e poi sotto l'aspetto finanziario, economico, per le nostre famiglie, per le nostre categorie, per il bilancio della provincia, della provincia autonoma. La scienza nelle ultime settimane, e noi ci dobbiamo fidare della scienza, non abbiamo, io ritengo che sia giusto così e non abbiamo alternative, ci dice che dopo un certo numero di mesi, la capacità del vaccino di eh, difendere eh, le persone dal contagio viene a, a diminuire. E quindi il governo ha impostato il tema delle quinte dosi, dei cinque mesi, come sapete, per la terza, per la terza dose. Se noi continuassimo in, eh, diciamo, con questo trend di vaccinazioni che abbiamo oggi, senza dare una scossa forte, senza una scossa forte probabilmente passerebbe qualche settimana importante in termini di numeri per riuscire a, a, dare, a dare una stabilizzazione forte sul tema della terza dose. Quindi l'azienda sanitaria ha fatto un'analisi e ha fatto un programma di lavoro, io dico anche ambizioso, importante, eh, però credo che sia un, un programma di lavoro responsabile di fronte alla comunità trentina. E ha fatto un piano di lavoro che dice prima, sulle, ora sto parlando di terze dosi, prima riusciamo a fare le terze dosi ai nostri cittadini che intendono fare le terze dosi, e ci sono perché vediamo che c'è la volontà di iscriversi nel, nel, nel sistema delle prenotazioni, prima riusciamo a fare il maggior numero di terze dosi, prima mettiamo in, in maggiore sicurezza il la comunità trentina e conseguentemente il sistema sanitario trentino e conseguentemente, lasciatemelo dire, anche il sistema economico trentino. Per fare questo dobbiamo riuscire a dare un'accelerata forte. Questo sulle terze dosi, ma questo vale anche per le prime dosi, per chi vuole, diciamo, per chi ancora non ha deciso, per chi ancora è eh, contrariato dal tema di, di vaccinarsi. Però noi mettiamo a disposizione questa possibilità anche per chi vorrà fare la prima dose. Quindi l'analisi, chiamiamola, eh, organizzativa che ha fatto l'azienda sanitaria, l'azienda sanitaria si pone un obiettivo, l'azienda sanitaria, lasciatemi dire anche la giunta provinciale a questo punto, un obiettivo tra il 4 di eh, dicembre e l'8 di dicembre, quindi 5 giorni continuativi dalle 6 alle 24, di aprire tutti i punti vaccinali che abbiamo, sono la ventina classica sul territorio che tutti, che tutti conosciamo, per chi vuole fare le terze dosi e per chi vuole fare la prima dose. L'obiettivo è di ambizioso, però crediamo che lo spirito civico che i Trentini ci hanno sempre dimostrato e ci hanno anche insegnato, nei mesi precedenti, quando rispettavano le regole, quando rispettavano i protocolli, quando pur con difficoltà alla fine hanno contribuito a far uscire il Trentino da, dalle difficoltà che aveva. Ecco, lo spirito civico dei Trentini eh, ci fa pensare che, che, che quell'obiettivo: 100.000 dosi in 5 giorni lo possiamo, lo possiamo raggiungere. Dalle 6 alle 24 dalle 6 della mattina alle 24 della a mezzanotte, sostanzialmente, eh, di questi 5 giorni, su prenotazione, le prenotazioni partiranno lunedì sera, okay, lunedì di settimana prossima partono le prenotazioni, su prenotazioni per le terze dosi, par, da lunedì sera. Si parte alle 6 della mattina del 4 di dicembre, è un sabato, quindi si lavora anche la domenica, poi il 6, il 7 e l'8. Questo vale anche per le prime dosi, quindi anche le prime dosi potranno iscriversi da lunedì sera sui normali canali di prenotazione che ben i trentini conoscono e nelle 20 postazioni distribuite sul territorio trentino ci si potrà vaccinare dal 4 all'8. Di dicembre. Io credo che se riusciremo a fare questo, la scienza dice che le terze dosi, lo dice la scienza, io ovviamente noi ci fidiamo di questo: le terze dosi eh, entrano in funzione, lasciatemi passare questo, questo termine, molto velocemente nel giro di 3-4 giorni. Quindi il sistema riesce a eh, proteggersi, il sistema immunitario riesce a proteggersi dall'eventuale contagio velocemente, dopo la terza dose, in 3-4 giorni. Ciò vuol dire, e questo è l'obiettivo, che A, saremo riusciti a mettere in una situazione di sicurezza sanitaria queste 100.000 persone se ci riusciremo. Ovviamente l'obiettivo è ambizioso, ma eh, abbiamo, abbiamo il dovere di provarci, abbiamo il dovere civico di provarci. Metteremo in sicurezza queste 100.000 persone sotto l'aspetto sanitario, e lasciatelo dire a un presidente di una provincia autonoma che ha diciamo, uh, come uh, gangolo importante del sistema economico trentino la parte turistica. Però, forse, l'auspicio è che riusciremo a mettere anche in garanzia il, uh, il Natale, il Natale eh, trentino sotto l'aspetto anche, anche, anche turistico. Questo è l'obiettivo. Obiettivo sicuramente ambizioso, non certo facile, per il quale fin da subito eh, vanno ringraziati tutti coloro che hanno già dato, e poi l'assessore Signana magari spiegherà, hanno già dato e daranno la loro disponibilità a lavorare per questi cinque giorni. Mi riferisco in primis soprattutto al sistema sanitario che già è sotto pressione, che già sta facendo forti. Eh, sacrifici e che quindi eh, anche questa volta riuscirà a dare una, un forte senso di responsabilità alla, alla, comunità, alla comunità Trentina. L'azienda sanitaria che organizzerà e sta organizzando e lo farà nei prossimi giorni eh, questo, eh, questo, questo percorso che eh, punta, lo ripeto, a mettere in sicurezza il il Trentino. Di questo ho già avuto modo di informare il commissario del governo, il questore, il uh, presidente del, del consorzio dei, eh, dei comuni, quindi nei prossimi giorni, lunedì, martedì, mercoledì, eh, organizzeremo anche sotto l'aspetto in, informativo tutto, tutto il percorso e questo è l'obiettivo che, che, che ci siamo dati ambizioso naturalmente è una vera e propria maratona e eh, è anche una chiamata eh, un appello alla chiamata un ulteriore eh, sforzo verso la responsabilità collettiva che immagino avrete trattato assessore Segnana con gli organismi competenti ci sono state eh, delle interlocuzioni importanti nel corso della giornata ce ne vuole parlare sì grazie Beh, buonasera a tutti eh, diciamo che questa iniziativa Implica ovviamente un grande impegno da parte di tutti gli operatori professionisti sanitari. Quindi, nel momento in cui l'azienda sanitaria eh, ha iniziato a eh, programmare questa maratona, come la chiamiamo appunto, di 5 giorni per riuscire a raggiungere la maggior parte di, della popolazione per effettuare la terza dose. E soprattutto poi avvicinare chi vuole, ha intenzione di fare la prima dose, eh, vi è stato anche poi il, il passaggio con, con gli ordini. Quindi, da, sia da parte dell'ordine dei medici che da parte dell'ordine degli infermieri, quindi dal dottor Ioppi e dal dottor per Pedrotti, c'è stata una condivisione. La scelta quindi è stata condivisa con loro perché riteniamo che sia fondamentale che questa. Decisione sia condivisa proprio anche dal, da chi poi appunto dovrà eh, operare sul campo e eh, soprattutto quindi la, la collaborazione che eh, ci sarà nelle prossime settimane. Ovvio che oggi è la presentazione di questa maratona, di questa programmazione, nelle prossime settimane farà faremo ulteriori incontri anche proprio per definire tutte le eh, più nel dettaglio. Tutte le indicazioni che appunto verranno date prossimamente, e proprio per definire il, il programma. Eh, credo che eh, sia opportuno da parte di tutti, quindi, mettere il massimo impegno perché affrontare eh, in pochi giorni una così ampia eh, campagna vaccinale. Ci porterà appunto nelle settimane successive a poter affrontare invece con una maggiore eh, tranquillità, speriamo, eh, la, la stagione invernale, la stagione turistica, soprattutto anche il periodo natalizio che ci aspetta. Quindi, l'obiettivo è proprio quello di eh, mettere in sicurezza la maggior parte della comunità trentina, che appunto, dopo 5-6 mesi si sa appunto chi ha fatto le prime due dosi eh, inizia a calare la, la copertura vaccinale. Quindi credo che insomma, sia una, eh, una maratona importante ma che vada proprio nel verso di affrontare al meglio la, soprattutto il periodo natalizio. Intanto stanno arrivando le domande, eh, però prima di rivolgerle eh, al presidente, all'assessore Segnana e allo stesso dottor Ferro e agli altri dottori qui presenti, volevo chiedere proprio al dottor Ferro di illustrarci qual è l'impatto organizzativo. Una delle domande, tra l'altro, riguarda proprio questo, cioè quanti operatori saranno utilizzati per garantire la tenuta di questa maratona. Mm -hmm. Prego dottor Ferro. Buonasera a tutti. Eh... Prima dell'impatto organizzativo io volevo cercare molto semplicemente di spiegare ai, eh, alla popolazione trentina perché devono e perché abbiamo proposto questo. Eh, L'abbiamo proposto con una forte motivazione scientifica in quanto ci sono due elementi fondamentali. Uno, un bacino di persone che ancora... Non sono vaccinate, circa, le abbiamo mostrato i dati l'altro giorno: sono circa 75.000 persone, di cui diciamo, lo zoccolo più importante è tra i 30 e i 60 anni, che, mh, quasi 45.000 che non si sono vaccinati, su cui il virus può correre, potrebbe correre. E poi abbiamo l'elemento importante che stiamo verificando e toccando con mano: che mano a mano che i giorni passano, la protezione immunitaria diminuisce, tant'è che ad oggi abbiamo che un 50% dei soggetti che sono ricoverati sono comunque soggetti che sono stati vaccinati. Poi il vaccino continua a tenere moltissimo sulle rianimazioni, per cui tutti i soggetti di rianimazione sono non vaccinati. Però sicuramente questi due elementi, la popolazione non vaccinata che è importante, ancora nel Trentino, si parla quasi di un quinto di popolazione perché i bambini, ovviamente 58.000 bambini sotto i 12 anni non sono vaccinati, è un serbatoio che permette al virus di correre e, e contro il quale è difficile fare argine. Poi abbiamo questa, una caduta lenta della protezione immunitaria per cui, come ha detto il Presidente, se noi seguiamo gli attuali ritmi di vaccinazione con le attuali prenotazioni, Vuol dire che questi numeri di cui abbiamo parlato oggi verrebbero raggiunti in tre mesi, e in questo periodo tutto fa pensare che ci sia una lenta crescita e che ci porti a, su quello che sta succedendo e che eh, nel, nei territori limitrofi parlo di Bolzano, parlo del Friuli, in alcune zone del Veneto, e questo eh, non ce lo possiamo permettere. L'unica. L'unica alternativa in questo momento è dare una rasoiata al virus e questa rasoiata al virus la possiamo dare riuscendo a concentrare in un brevissimo lasso di tempo, quindi uno sforzo organizzativo veramente titanico, che non ricordo nel, nella storia degli ultimi trent'anni della sanità pubblica, perché per noi significa di fatto fare un numero di vaccinazioni che corrisponde a un quinto della popolazione trentina. Però in questo, modo, in questo modo, da un punto di vista scientifico, vuol dire mettere in sicurezza la popolazione trentina e quindi possiamo da una parte velocizzare tutto il, tutto il serbatoio di persone che hanno la terza dose, per cui con un ulteriore spinta immunologica che è molto più forte rispetto alle prime dosi, ne abbiamo un'esperienza delle altre vaccinazioni per cui con un'unica dose tu hai dopo poco tempo un innalzamento dell'immunità, della ne abbiamo un esempio molto concreto nelle RSA, da quando abbiamo fatto le terze dosi abbiamo bloccato i focolai, non abbiamo più avuto nessun ricovero da parte di soggetti che sono nelle RSA, quindi la terza dose sul campo funziona estremamente bene. E poi dobbiamo impegnarci in quel serbatoio di 75.000 persone e dai nostri dati di letteratura sappiamo che possono essere 25-30.000 quelli irriducibili per cui poi diventa veramente una, cioè un problema di tipo ideologico per cui possiamo rispettarli e chiaramente da un punto di vista anche adesso di Super Green Pass e altro decidono di sottoporsi a quelle che saranno le regole più stringenti, però io sono convinto che dobbiamo veramente lavorare, deve lavorare tutta la comunità trentina nel cercare di convincere ancora 30-40.000 persone che ancora non si sono vaccinate a vaccinarsi. Sarebbe importantissimo questo, quindi bisogna che tutti lavoriamo e dal nostro punto di vista abbiamo diamo un'accessibilità straordinaria. Non mi ricordo se ha detto appunto il presidente, però noi vorremmo dopo le 21 di sera dare un accesso libero a chi deve fare le, le prime dosi proprio perché speriamo che in un momento in cui uno dice beh, va là, non, non sono iscritto, eccetera, ma comunque decido di vaccinarmi, l'accessibilità sia estrema. Per cui eh, veramente ci sarà c'è uno sforzo organizzativo enorme, abbiamo chiesto anche ad altri assessorati di aiutarci, si tratta di più di 500 persone per rispondere alla domanda che avranno, dovranno in qualche modo ogni giorno lavorare divise fra amministrativi, farmacisti, eh, infermieri, eh, medici, però quello che eh, garantiamo e, e diremo che c'è una voglia da parte di tutti a cominciare da chi ha ruoli direttivi, compreso il direttore generale, la direzione generale, gli altri, a mettersi a disposizione per questi cinque giorni per questa campagna straordinaria di vaccinazione e sono sicuro che, che ce la faremo e che alla fine, grazie anche ai numerosissimi volontari, sia infermieri che medici, eh, il Trentino saprà dare una dimostrazione fondamentale in questi cinque, in questi cinque giorni, eh, però il, il resto lo dovete fare voi da casa, perché chiaramente la parte di prenotazione rispetto a questa campagna e soprattutto di formazione e comunicazione, di, eh, di cercare di coinvolgere quelli che ancora non sono stati coinvolti, questo lo, lo dovrete fare voi. Da un punto di vista scientifico... Non abbiamo dubbi che questa sia l'unica opportunità che abbiamo in questo momento per creare un argine a questo virus terribile che strisciando sta entrando nelle nostre case, nei nostri territori e ogni giorno abbiamo un maggior numero di contagi, ogni giorno abbiamo un numero di persone che arrivano al pronto soccorso e che poi devono essere ricoverate e che poi purtroppo finiscono anche in rianimazione. Grazie. Allora, qualche domanda alla quale le chiederei di dare rapida risposta perché dobbiamo dare spazio anche ad altri quesiti. Allora, ha detto che ci saranno 500 stimati operatori coinvolti. Qualcuno ci chiede però se questo non avrà ripercussioni su visite. O servizi che potrebbero essere sospesi, visto come dire, la necessità di attingere a tutto questo bacino di risorse umane e di tempo di disponibilità. E poi eh, una domanda tecnica importante: per chi ha già prenotato con una data lontana, è possibile azzerare la prenotazione e approfittare di questa maratona? Parto dalla seconda, ovviamente noi pensiamo che i 35.000 che hanno prenotato fino al 15 di gennaio si eh, chiaramente avvicineranno e quindi potranno, possono prenotarsi in questi 5 giorni, li abbiamo già calcolati. Per quanto riguarda le eh, funzionalità della parte diciamo, ospedaliera, è chiaro che noi garantiamo tutte le, eh, tutto ciò che è urgenza, emergenza, ma non solo. Abbiamo chiesto. Alla, eh, al direttore del SOP, eh, al dottor Benettollo, di salvaguardare il più possibile ciò che era programmato. Ed è per questo che se voi considerate i cinque giorni, gli unici due giorni interessati da visite programmate sono il lunedì e il martedì. Le altre lo facciamo quando di fatto il personale era in una situazione di, eh, anche di festività. Sappiamo che è un, un impegno ulteriore che chiediamo, ma lo facciamo proprio per mettere e dare meno criticità possibile a tutto ciò che era già programmato. Presidente, ci sono anche però delle questioni sindacali. Una collega ci chiede come eh, ci regoliamo con lo sciopero bianco annunciato. Ma noi crediamo che eh, le questioni sindacali rispettabili e, rispe e rispettate siano un, un tema, dopodiché il uh, dover fare questa operazione di messa in sicurezza sostanzialmente del, uh, del sistema trentino è un altro tema e quindi sappiamo benissimo che eh, chi dovere saprà ben distinguere queste due questioni. Intanto che ci ha raggiunto anche il dottor Rusciti, volevo rivolgergli alcune domande. Eh, c'è interesse per sapere se siamo preoccupati o meno per la variante sudafricana? Questa è la prima domanda. Una seconda domanda c'è scetticismo perché qualcuno dice ci sono dei positivi a tre settimane dalla terza dose. È vera questa cosa e semmai perché succede. Intanto queste due domande, dottor Rusciti. Buonasera. <coughs> Ora, per la variante sudafricana noi abbiamo i dati. Che vengono dal sistema sanitario inglese, che ancora non è eh, diciamo, con decisione convinto che sia una variante più aggressiva. E si è visto che sul capside del virus, cioè su quello che è la sua corona esterna, sono cambiati alcuni degli spike, quelle, quegli spunzoni che ci sono e che vengono riconosciuti dai nostri globuli bianchi e dagli anticorpi. Ma si è anche visto che nei paesi in cui la terza dose è stata già anticipata, come Israele, la stessa Inghilterra e gli Stati Uniti, il numero di persone che poi presenta sintomi importanti è molto ridotto. Quindi direi che quello che ha fatto il governo nazionale di bloccare i voli con i paesi dell'Africa australe ha, una suo, ha un suo perché e comunque è meglio in questi casi evitare che arrivino persone che consapevolmente potrebbero portare la variante presso di noi. Per quello che riguarda la terza dose, noi non ci stanchiamo mai di ripetere che la vaccinazione non significa escludere al 100% di contrarre la malattia, ma significa che se la dobbiamo contrarre i sintomi e i segni saranno estremamente lievi, non andremo in terapia intensiva, non finiremo il reparto e se abbiamo delle patologie importanti, quindi persone particolarmente fragili, il vaccino l'aiuta a superare questo tipo di pericoloso. Eh, Morbo che attacca i nostri polmoni e che quindi su patologie preesistenti complica fondamentalmente la vita delle persone. Bene, allora c'è anche una domanda che riguarda che tipo di terza dose. Adesso non so se vuole intervenire il dottor Ferro, la dottoressa Zuccali o il dottor Rusciti o anche tutti e tre insomma. È raccomandato Moderna, è raccomandato Moderna anche a chi ha fatto due dosi Pfizer o a chi ha fatto Johnson Johnson in monodose, perché si è visto che facendo la terza dose con Moderna la capacità di resistenza aumenta molto di più. Ripeto, non esclude assolutamente di poter contrarre l'infezione, ma si è dimostrato tra i quattro vaccini che abbiamo oggi a disposizione più efficace quando viene utilizzato come dose di richiamo o booster, come adesso sui media va di moda. Grazie, aggiunge qualcosa anche la dottoressa Zuccali. Sì, ehm, quindi eh, nella prenotazione della terza dose in questa maratona di vaccinazione di, dei cinque giorni eh, i cittadini troveranno nelle agende la possibilità di prenotare Moderna. Moderna verrà somministrato come stabilito dalla circolare ministeriale con la mezza dose e come diceva il dottor Ruscitti ci sono già degli studi in via di pubblicazione che dimostrano che questa vaccinazione che ha chiamata eterologa in cui si usa per una parte del ciclo vaccinale un vaccino e per l'altra parte per la dose addizionale o dose booster un altro vaccino dà una risposta migliore. E quindi e questa è stata la nostra scelta eh, per eh, garantire la risposta migliore in terza dose. Chi invece si pre prenotasse la vaccinazione per la prima dose sarà consentito, come succede adesso, la scelta tra Pfizer e Moderna. Benissimo. Eh, per quanto riguarda invece le prenotazioni, rivolgerei la domanda al Presidente Fugati se nella task force avete deciso le modalità. Per esempio lunedì prenotazioni da che ora? Come sempre la sera, come è sempre stato in questi momenti di, diciamo, di inizio di prenotazione, quindi dalla serata uh, di lunedì. La domanda riguarda invece eh, la questione dei trasporti. Corriere scolastiche, Green Pass, dal 6 dicembre tutti i ragazzi over 12 dovranno averlo? Abbiamo risposto stamattina alla stessa domanda e attendiamo di capire il. Il decreto cosa dice, quando uscirà il decreto, non so se è uscito in questi minuti, non ne sono a conoscenza. Comunque se uscirà ritengo tra oggi e lunedì e a quel punto lì lo leggeremo esattamente cosa prevede e poi decideremo da farsi. Abbiamo una domanda anche da, dalla sala stampa. Eh, Alessandro Franzi della RAI, se si avvicina al microfono, Buonasera. prego. Buonasera, due cose pratiche intanto: capire queste 100.000 dosi le avete già, cioè ci sono già, stanno arrivando. E, no, per capire no, perché le forniture sono sempre una questione e, dal punto di vista invece dei centri vaccinali ne aggiungerete anche altri cioè si parte da quelli che ci sono adesso ma state pensando magari anche di diffonderli più in quei cinque giorni sul territorio Grazie. allora le dosi le 100.000 dosi ci sono quindi sono a disposizione i centri vaccinali sono gli stessi che eh, erano previsti nella fase diciamo, della piena vaccinazione e ne verrà previsto uno nuovo alla VIS, e, eh, però adesso valuteremo giorno per giorno anche sulla base delle disponibilità che avremo di volontari, eh, di personale sanitario e quant'altro, se sarà necessario eh, prevedere degli altri spazi. Però diciamo che con questo, secondo le nostre stime, con i, gli spazi vaccinali già presenti. Eh, potremmo riuscire a, ra a raggiungere l'obiettivo che, che ci siamo prefissati. È chiaro che l'obiettivo che ci siamo prefissati, lo dico, dipenderà dai trentini. Cioè non dipende dalla macchina organizzativa. Se la macchina organizzativa avrà sicuramente e lo diciamo subito, mettiamo le mani avanti. Subito, okay. ci saranno problemi sulle prenotazioni, su quando arrivi l'orario, il personale, magari sarà poco. Cioè ci saranno tanti problemi, lo sappiamo già, ok. Però eh, se riusciremo o meno a raggiungere questo obiettivo dipenderà dai, da come i Trentini risponderanno a questa, a questa iniziativa. Poi la parte organizzativa che avrà mille difficoltà, ok? Quindi siamo già qui a rispondere alle difficoltà che ci saranno, a prenderci le critiche sulle difficoltà che ci saranno, però quelle poi prima o poi le superi. Bisogna che i Trentini credano nel mettere in sicurezza il sistema trentino, la comunità trentina, in quei cinque giorni. Poi la parte organizzativa in qualche modo la sistemeremo. Ecco, vedo che stanno arrivando delle domande di chiarimento, capiamo che non è facile eh, spiegare alcuni meccanismi, soprattutto sulle dosi. Prego. Le, le risposte però non le possiamo dare tutte oggi, ok? Perché si parte i quattro. Alle domande che arrivano non le possiamo rispondere tutte oggi alle singole domande, anche si parte i quattro, quindi c'è del tempo. Intanto mettiamo avanti le mani per dire quello che stiamo facendo, poi domani, domenica, lunedì, martedì risponderemo alle domande anche diciamo, più organizzative e minimali, perché ecco, altrimenti sì. il tema oggi è un altro, il tema è eh, chiamare alla responsabilità i Trentini, il tema organizzativo viene dopo. Oggi il tema è questo. Non solo quello organizzativo ma anche quello legato alla scelta del vaccino o al consiglio del vaccino da utilizzare. Ecco, chiaramente verranno date delle istruzioni mano a mano. Eh, chiedo ai colleghi presenti in sala se hanno domande in relazione all'aspetto sottolineato poco fa dal Presidente o se ci sono altre cose da aggiungere da parte vostra. Diversamente chiudiamo anche questo collegamento. Vi ringraziamo dell'attenzione e naturalmente l'appello è aderire a questa maratona della vaccinazione. 4-8 dicembre è una scommessa che dobbiamo vincere. Arrivederci.